Premio Nobel. Alexis Carrel, 1873-1944, medico americano, premio Nobel per le sue ricerche sulle suture dei vasi e sul trapianto degli organi. Nel suo diario Viaggio a Lourdes, 1903, descrive la guarigione di Maria Ferrand, la quale, malata di peritonite tubercolare e da lui condotta a Lourdes, si sentì risanata appena entrata nella vasca. Profondamente cattolico, il Carrel considerò il fatto un miracolo, ma escluse sempre l'ipotesi spiritista. Commento. Se un premio Nobel vaglia i fenomeni controllati dalla coscienza senza intuire la coscienza, imbocca inesorabilmente la strada chiusa della mente.